siamo al in piazza Gaiolenti Wide Photo Festival. Non ti riprendo, ti riprendo da, solo da il cappellino cane, lo riprendo, dai, aspetta. Mi riprendo. Cappellino cane, io ho preso la bandana. Come mai? Sono Enrico Farro, presidente dell'Associazione Nazionale dei Filmmaker e Videomaker Italiani. Benvenuti, parliamo di giornalismo mobile o mobile journalism. Questo strumento qui può essere uno strumento professionale. Mobile journalism, perché girare con l'iPhone? Per fare di un video amatoriale, un video professionale, contengono anche l'ingrediente stabilità. Say no to vertical videos. Vertical videos happen when you hold your camera the wrong way. Your video will end up looking like crap. There are more and more people addicted to making vertical videos every day. It's not crack or nothing, but it's still really bad. Ciao, sono Paolo. Ciao Paolo. Benvenuti. Io in giapponese perché Wacom, quella che fa le tavolette grafiche, quella che mi sta pagando a me per essere qui a chiacchierare con voi, è giapponese. È una presentazione più legata al mondo della creatività, più legata al che cosa ci potete fare fisicamente con questi strumenti. Quindi, perché utilizzare una penna, perché non utilizzarla, perché utilizzate il mouse, mannaggia voi. Sono Paolo Baccolo, Wacom Ambassador, questa me l'hanno scritta. Adobe Google Photography, che è una delle più longeve aziende del mondo dell'IT, si occupa di produrre hardware. Wacom ha sempre fatto hardware, fa penne, dispositivi di puntamento. Come? A livello di paleolitico, gli aztechi e i sumeri, ancora prima. Le lavorazioni zonali, ecco il pennellone che sta lassù in alto, questa roba qua, lo vedete, il pennellone. La cosa interessante, lavorando con la penna, è che se io premo poco, ho un tratto sottile, ho una pressione leggera. Se premo di più, la cosa è più accentuata. È un gioco. Io questo volevo farvelo vedere come gioco, perché è una roba che adesso sta scopolando, tutti stanno facendo lo scribe. Cheers.